diretta da noi, chiaro? Perché queste posizioni assolutistiche politiche, e l'Italia è vissuta l'Italia drammaticamente in questo clima, perché la vera democrazia in Italia è nata per la prima volta nel secondo dopoguerra, diciamocelo francamente, quello risorgimentale è un tema di attualità, Giampaolo accennava, è veramente poca cosa, insomma. Ma nel secondo dopoguerra noi abbiamo avuto una democrazia che ha visto il confronto, scontro di due partiti che non avevano in sé il principio nazionale, perché l'uno si ispirava all'Unione Sovietica, l'altro si ispirava alla Chiesa, insomma. Ed erano due verità assolute che hanno proprio portato ad uno scontro più che a un confronto, insomma. Quando l'unica proposta di confronto che c'è stato, il compromesso storico, era per dire: noi siamo diversi, resteremo diversi, però per non portare alla rovina l'Italia dobbiamo... Due chiese, ma perciò dico, insomma, qui tra clericalismo e laicismo c'è diversità di contenuti, ma c'è unità di metodo. La laicità è un'altra cosa, insomma, no? Ecco, la laicità in Italia, anche nel mondo politico, e questo per riprendere alcune cose che Giampaolo può dire, deve ancora maturare. Perché? Perché in parte è maturata. Perché i contenuti non sono più quelli là. Perché, per esempio, oggi abbiamo una maggioranza di governo che ha una concezione, o un Presidente del Consiglio, che ha una concezione che, vorrei dire, non è né laicista né laica, insomma, ma è abbastanza laica come concezione. Cioè, lì non c'è un ideale che si impone, se non l'io direttamente. Io sono l'espressione perché gli italiani mi vogliono, e allora non c'è il Presidente della Repubblica, la Costituzione, né niente. È laicismo? No, io non trovo che sia laicismo, perché non rientri in un'ideologia se non è questa l'ideologia. Allora stiamo attenti che la laicità ha anche parecchie facce ambigue. La laicità può essere anche dei sofisti. I sofisti greci sono laici. Socrate pure è laico. Qual è la differenza? Che i sofisti sono laicisti, perché ti dicono, chiedo scusa a chi non ha studiato filosofia, toglietemi questo sfizio, i sofisti affermano la verità non esiste. Che significa la verità non esiste? Io faccio i miei interessi sono la verità, questo facevano i sofisti. Allora educhiamo i giovani a curare i loro interessi, e sostituivano la religione dei loro interessi alla vecchia religione dei padri. Socrate è laico, perché? Perché dice: io la verità non la conosco, ma la verità esiste, come i numeri sono infiniti, ma della verità io non posso fare a meno, perché se solo ragiono, questa mia ragione presuppone una verità. Non è vero che la verità la ricavo dall'esperienza. Se non ho una verità già dentro, lo dice Popper questo, se non c'è dentro una verità non penso nemmeno. Ma chi è che si mette a contare quanti bisonti ci sono oggi in Italia? Nessuno. Perché? Perché non interessa. I pelle rossa interessavano i bisonti, se facevano due mangiavano la carne, facevano con le pelli le tende, ma manco li contavano, perché non interessava. Allora importava che ce ne fossero tanti e che passavano in quelle determinate epoche. Allora vuol dire che quando noi ricerchiamo siamo spinti già da qualcosa che abbiamo dentro. La verità precede il pensiero, e in quanto precede il pensiero noi non possiamo conoscerla col pensiero, perché il nostro pensiero, anche se vuol conoscere la verità assoluta, è spinto da qualche altra cosa che Freud può chiamare inconscio, che altri possono chiamare diversamente, è spinta da qualche altra cosa che ci condiziona, insomma. Per concludere voglio quindi dire che la politica oggi ha perso la laicità dei contenuti. Non c'è più il Partito Comunista, non c'è più il Partito Democristiano, non c'è una dittatura, e i contenuti politici sono laici, però si stanno sbiadendo, punto primo. Punto secondo, è rimasta il laicismo del partito. È chiaro? Per Berlusconi, che lui stia al governo è un fatto, un bisogno cosmico, deve essere proprio così. E oggi all'opposizione abbiamo tanti partiti
che mettersi d'accordo tra loro veramente è una cosa impossibile, anche magari all'interno dello stesso partito. Però ci dobbiamo mettere tutti insieme, dobbiamo governare noi per modificare la legge elettorale, poi non si sa bene come si vuol fare, perché ognuno la vuol cambiare a modo suo, e per fare altre cose, il lavoro eccetera, tutte genericissime. Ma anche i partiti dell'opposizione sono convintissimi che senza loro al governo l'Italia si rovina. È chiaro, quindi c'è ancora questa visione del partito come struttura indispensabile, che i partiti sono necessari alla democrazia, è un dato di fatto, ma che il partito deve essere uno scheletro che porta un corpo, che porta un cervello, che porta un cuore, pure questo c'è. Quindi oggi invece pare che i partiti si siano sclerotizzati, no? Si sentono indispensabili ma non sanno nemmeno dire bene per quale ragione, insomma. Ecco, allora mi pare però che la scienza dalla fine dell'Ottocento, la filosofia lo stesso, la letteratura, la pittura, le manifestazioni estetiche, anche la scienza politica nel XX secolo ha liberato un'energia di laicità enorme che aspetta ancora di diventare pienamente senso comune. In gran parte sta diventando senso comune, mi fermo e concludo, lo deve ancora diventare nelle aule parlamentari e nel dibattito politico. E vi chiedo scusa se ho parlato troppo e forse male, in maniera troppo astratta, però se sulla laicità dobbiamo ragionare, io sulla laicità questo penso, e certi pensieri, tanti pensieri, li ha proprio stimolati Egidio con questo suo bel libro, e gli siamo grati di avercelo regalato. Grazie.